Settimana liturgica dove due o tre mi ha subito interessato proprio in rapporto a questo dialogo con altre esperienze liturgiche. E noi forse pensiamo subito al mondo ecumenico ed è opportuno dire questo, la liturgia unisce tutti i cristiani al di là delle separazioni che lungo i secoli noi abbiamo conosciuto, ma ricordo l'insistenza di Papa Benedetto, accolta e rilanciata da Papa Francesco, circa l'ecumenismo in seno alla Chiesa Cattolica. Noi abbiamo la presenza di tradizioni di straordinario valore liturgico, oltre che spirituale, disciplinare, storico, che devono essere recepite. Noi siamo in un contesto forse un pochino distante da una frequentazione, ma questo poteva essere detto fino a qualche tempo fa. Ormai sul nostro territorio, ormai non va bene, bisogna dire per fortuna, sul nostro territorio i cristiani si sono avvicinati, hanno portato con sé il loro patrimonio spirituale, particolarmente quello liturgico. Dobbiamo fare spazio alle altre tradizioni che vivono nella stessa Chiesa Cattolica per fare l'ulteriore passo, quello dell'unità dei cristiani. Dove due o tre, senza dimenticare Giovanni 17, il versetto 21, ut unum sint, due o tre per accogliere il Signore che fa unità tra di noi.